volentieri questa conferenza stampa, salvo poi lasciare al ministro Padoa, al ministro Guidi e al sottosegretario Rio il compito di intervenire sulle questioni e domande, ma ci tenevo molto a dire che riteniamo quella di oggi una giornata molto importante nel presentarvi le misure urgenti per il settore bancario e per gli investimenti. Ovviamente tutti voi penserete che oggi sia una giornata importante anche per le discussioni politiche, ed in effetti è così. Oggi la Camera sta discutendo della riforma costituzionale, come ormai da qualche tempo, il Senato sta per iniziare o ha appena iniziato la discussione sulla parte finale della legge elettorale, e non stiamo parlando di cose lontane dalla gente, ma la legge elettorale consentirà di avere un vincitore la sera delle elezioni, mandiamo in pensione le liste bloccate, le mandiamo in soffitta più che in pensione, e ci sarà la possibilità di avere più della metà dei deputati eletti con la preferenza e il resto con candidati di collegio, quindi chiaramente riconoscibili. Avremo la possibilità di non subire i poteri di veto o di interdizione dei piccoli partiti e avremo una stabilità lunga 5 anni. Quando si parla di riforme strutturali, forse la prima riforma strutturale è proprio quella delle regole del gioco. Quindi oggi è un giorno molto importante e molto significativo. Siamo davvero contenti e determinati nel procedere sul percorso delle riforme. Io ho sentito dire qualcuno, però adesso che è una fase di transizione dobbiamo fermarci, aspettare, dobbiamo aspettare le elezioni del Presidente della Repubblica, dobbiamo rallentare. Io credo che l'Italia abbia già rallentato troppo e nei campi sbagliati. Ora è il momento di accelerare sulle riforme, perché siamo qui per fare le riforme, per cambiare le cose, per ridare spazio e speranza agli italiani, per non perdere neanche un minuto. E da questo punto di vista, con buona pace di quelli che vorrebbero fare i frenatori, noi andiamo avanti, certo con prudenza, con saggezza, con buon senso e con l'equilibrio necessario. Oggi, tra le varie misure, come sapete, il ministro Alfano ha già annunciato che il testo sulle misure contro il terrorismo e di rifinanziamento delle missioni internazionali sarà in un prossimo Consiglio dei Ministri che si terrà giovedì, questo allo scopo di poter tenere insieme anche le missioni internazionali al testo che immaginiamo di mandare all'attenzione della Camera e del Senato come decreto legge. C'è però un elemento dettato dalla necessità e dall'urgenza legato alle questioni italiane e internazionali, perché il momento che stiamo vivendo è un momento di grandi cambiamenti sotto il profilo della politica economica europea. Nell'arco delle prossime ore, i prossimi momenti, importanti decisioni sono attese a vari livelli ed è assolutamente fondamentale che il nostro Paese si presenti in vista degli appuntamenti europei e territoriali con una serie di modifiche al sistema bancario che nel dettaglio il ministro Padoan vi illustrerà. Dico che è una giornata storica perché dopo 20 anni più o meno di dibattito, dalla legge forse dagli anni 90, interveniamo attraverso il decreto legge, vi consegneremo anche l'articolo che è il numero 1 del decreto legge misure urgenti per il settore bancario e per gli investimenti, sulle banche popolari. Non su tutte le banche popolari, ma sulle banche popolari, come si dice, dal valore o dal patrimonio, qual è l'espressione tecnica corretta? Patrimonio superiore. Vedo Pagani che mi dice di sì, quindi superiori agli 8 attivi. Miliardi, con gli attivi superiori a 8 miliardi, ho detto bene? 8 miliardi, sono 10 banche in Italia, sono 10 banche popolari, sappiamo che è un tema molto discusso, molto anche combattuto, controverso, le altre banche popolari se lo vorranno potranno ovviamente mantenere la caratteristica e la fisionomia di banche popolari come sono oggi, ma queste 10 banche popolari dovranno nell'arco di 18 mesi trasformarsi in, diciamo, superare il voto capitario e trasformarsi in società per azioni. Si tratta di una grande, grande novità, nel dettaglio Padoan ve la illustrerà.
Ce ne sono anche altre, a partire dalla portabilità dei conti correnti, a partire dalle misure per la SACE, a partire da altre realtà sulle quali vi risparmio l'elencazione puntuale. Però ci tenevo molto a essere con voi nel dire che il governo è entusiasta del fatto che, nonostante tutte le polemiche e considerazioni, dovete stare prudenti perché adesso tanti consigli più o meno disinteressati di persone che dicono ma adesso avete già fatto troppo, adesso calma, prudenza, noi andiamo avanti nella convinzione che se la politica fa quello che deve fare, l'Italia si rimette in moto e riparte la speranza. Vorrei essere chiaro che non c'è nessun intervento sulle banche di credito cooperativo, vorrei anche essere chiaro sul fatto che non si tratta di danneggiare la storia dei piccoli istituti, ma si tratta di far sì che le banche sul territorio, le banche in Italia, siano all'altezza delle sfide europee e mondiali. Noi siamo il paese che ha probabilmente il maggior numero di istituti di credito, abbiamo troppi banchieri e facciamo poco credito. Allora l'idea di poter aprirsi per quanto possibile ai mercati, aprirsi all'innovazione, aprirsi al futuro, era discusso, devo dire, a tutti i livelli. Il nostro sistema bancario è solido, è sano, è serio, lo dico a chi ci segue da fuori Italia, ma ha bisogno anche per questo di avere degli elementi di innovazione. E il nostro governo è qui per fare le cose che per 30 anni non ha fatto nessuno. Quindi se c'è un marchio di fabbrica nell'andare a fare una legge elettorale che dia finalmente un vincitore, nel fare una riforma costituzionale che superi il bicameralismo paritario, nell'andare a eliminare alcuni tabù ideologici del mondo del lavoro, nell'andare a toccare dai tetti ai superdirigenti fino alle forme organizzative della pubblica amministrazione quei tabù che nessuno aveva toccato, se c'è un marchio di fabbrica distintivo, un fil rouge che collega il governo, è esattamente questo. E tra le quelle cose c'è sicuramente il fatto di poter toccare anche il mostro sacro e il tabù sacro del sistema del credito che, ahimè, ha bisogno da parte nostra di convinzione, condivisione e sostegno, ma ha anche bisogno di cambiare, perché anche il nostro mondo ha bisogno di cambiare. Quindi quando mi hanno detto ma davvero farete quello che nessuno ha mai provato a fare, abbiamo detto ai senatori che dovevano modificare l'idea stessa del Senato, figuratevi se abbiamo paura a dire alcune realtà, alcune delle quali naturalmente molto positive, altre magari un po' troppo legate al potere di rendita sul territorio, di poter innanzitutto cambiare loro stesse. Quindi il governo del coraggio, il governo del cambiamento, il governo dell'innovazione interviene anche sul sistema del credito con alcuni interventi importanti anche per le famiglie, a partire dalla portabilità dei conti correnti, che mi sembra un piccolo gesto ma che dà il segno di quello che deve essere. Poi naturalmente da qui al 20 febbraio, giorno in cui presenteremo non soltanto i decreti fiscali e io spero tutti i provvedimenti sul lavoro, ora Poletti mi prende un coccolone quindi non va bene, ma insomma gli altri provvedimenti sul lavoro che mancano, ci sarà anche il modo di portare finalmente la legge sulla concorrenza firmata da Federica Guidi e diciamo condivisa con innanzitutto con Piercarlo Padoan ma anche con gli altri colleghi, a dimostrazione che nell'arco del primo anno di azione di governo di novità direi veramente storiche per il nostro paese, storiche per la piccola storia della politica dei governi, ne abbiamo messe in campo diverse. Allora, oggi giorno di gioia perché si viaggia, si corre, si cerca di cambiare e naturalmente, lo dico con grande rispetto anche per il vostro lavoro, vi chiedo di aiutarci nel far passare il messaggio vero. Ho visto qualcuno che scrive le banche territoriali sono finite, tutt'altro. Le BCC rimangono come tali, le banche popolari rimangono come tali, le banche popolari molto grandi, quelle che hanno la possibilità e necessità di cambiare casacca e di cambiare modello di gioco, hanno 18 mesi di tempo per fare quello che il mercato nazionale e internazionale richiede loro, e cioè le banche SPA. Io lascerei a Piercarlo e poi a Federica il compito di illustrare nel dettaglio. Io parto per Davos, ma per vostra disperazione già domani pomeriggio sarò qui di nuovo a tediarvi e a cercare di rovinare la vostra azione quotidiana. Grazie di cuore. Grazie Presidente e buon viaggio, buonasera a tutti. Fatemi spiegare un pochino di più quello che il Presidente ha già anticipato. Innanzitutto
la norma sulle banche popolari prevede, in termini molto semplici, che le banche popolari con attivi superiori agli 8 miliardi hanno fino a 18 mesi di tempo, ma questo non è necessariamente il limite che si deve raggiungere, lo possono fare prima, devono trasformarsi in SPA. Questa trasformazione renderà queste banche più forti e meglio in grado di sostenere due grandi forze che si stanno sviluppando nel mercato finanziario europeo. Il primo elemento è una maggiore integrazione dei mercati finanziari e un riassestamento complessivo che è stato in qualche modo stigmatizzato dall'esercizio che si è concluso settimane fa del cosiddetto comprehensive assessment, cioè la valutazione complessiva da parte della BCE dei bilanci delle principali banche. Quindi un processo di consolidamento di mercato dopo la crisi finanziaria che tutti abbiamo attraversato. E in secondo luogo il passaggio ad un regime regolatorio di supervisione evidentemente europeo, con il completamento dell'unione bancaria, con il passaggio alla BCE del compito di supervisione, quindi di valutazione dei bilanci delle banche in merito alle pressioni del mercato. Quindi questa misura è una misura strutturale, cambia o comincia a cambiare la struttura del sistema bancario italiano, rafforza il sistema bancario italiano e per questa via rafforza l'economia italiana e andrà sempre meglio via via che la ripresa lentamente si consolida. Quindi noi riteniamo che sia un importante passo avanti che va, ripeto, nell'interesse del sistema bancario e nell'interesse dell'economia italiana. Accenno rapidamente ad altre misure, poi Federica completerà la descrizione. Sempre in tema di banche, l'ha già detto anche questo il Presidente del Consiglio, introduciamo una norma sulla portabilità dei conti correnti, essenzialmente vuol dire che il costo di chiusura del conto corrente è a carico della banca, questo deve essere fatto in tempi relativamente rapidi, compatibilmente con le tecnicità di questo aspetto, ma è qualcosa che va evidentemente a beneficio dei consumatori. Inoltre, sempre in tema di finanziamento e credito, ci sono misure che allargano i canali di finanziamento disponibili per le imprese a intermediari non bancari. Senza entrare nel dettaglio, si tratta di una filosofia che il Governo ha già avviato con il decreto competitività e altre misure e va nella direzione, anche qui in sintonia con i trend europei, della cosiddetta unione del mercato dei capitali, cioè la differenziazione degli strumenti di finanziamento. Non c'è solo il credito, ma ci sono finanziamenti che possono venire anche da altri intermediari e ci sono misure che lo facilitano. Un ultimo elemento di sostegno alle imprese, poi passo la parola al Ministro Guidi, è l'allargamento della cosiddetta patent box, cioè l'allargamento delle facilitazioni estese alle imprese nella loro attività brevettuale e quindi di sostegno all'innovazione e alla crescita. Io mi fermo qui. Sì, Federica. Grazie. Io vado velocemente sulle altre, come diceva già anche il Presidente, c'è cioè una norma SACE che credo fosse una delle innovazioni, dal mio punto di vista, largamente attesa dal settore industriale e soprattutto dalle imprese che hanno maggiormente vocazione all'export. Il supporto all'export e all'internazionalizzazione, noi sappiamo, è basilare. Oggi SACE con questa norma sarà autorizzata, naturalmente previa verifica e autorizzazione della Banca d'Italia, a esercitare anche credito diretto e quindi a costituirsi come banca. Questo vuol dire che SACE diventerà un modello di cosiddetta Exim Bank, simile a quella che già altri nostri competitor europei, francesi e tedeschi in particolare hanno, e questo consentirà nelle nostre stime di avere almeno 12 miliardi in più di booster che verranno erogati e probabilmente realisticamente anche a tassi più vantaggiosi per quanto riguarda il sostegno soprattutto verso la parte di credito e di export naturalmente e di assicurazione. Per quello che riguarda le PMI innovative, noi sostanzialmente abbiamo inteso sostenere sempre di più non solo le start-up, ma a questo punto anche le piccole e medie imprese che abbiano un carattere appunto innovativo e quindi che risponderanno ad almeno due su tre requisiti che, come dire, le caratterizzeranno appunto per un carattere di innovatività e di soprattutto
spese di ricerca e sviluppo che siano almeno pari al 3% del loro fatturato, questo nell'ambito anche dei target che l'Europa ci dà, e quindi estendiamo il regime di agevolazioni e di facilitazioni che già oggi le start-up hanno non solo alle nuove iniziative ma anche alle PMI esistenti. Poi abbiamo il cosiddetto fondo di turnaround o di patrimonializzazione e ristrutturazione delle imprese. Questo è un fondo, uno strumento che peraltro era già presente nello Sblocca Italia, era già stato previsto, quindi in questo modo noi tendiamo a migliorare ulteriormente e a definire a questo punto l'operatività di questo fondo. Questo sarà uno strumento, lo voglio dire qui in maniera molto chiaro, che non farà dei salvataggi di imprese decotte, ma dovrà aggiungersi agli altri strumenti che già oggi ci sono, come il Fondo Strategico Italiano, come gli altri strumenti che oggi esistono, aggiungersi in quelle situazioni dove oggi quegli strumenti che citavo prima non possono intervenire perché serve una situazione di equilibrio economico-patrimoniale che magari alcune aziende oggi non hanno, ma che realisticamente di qui a breve potranno ottenere. Quindi questo sarà uno strumento dove la presenza dei privati sarà fondamentale e caratterizzante, che intendiamo mettere a disposizione come booster ulteriore per aiutare dei processi di turnaround, di capacità di stare nuovamente sui mercati, di aziende che oggi hanno tutte le potenzialità a breve per poter essere riportate in una situazione di equilibrio economico-finanziario e anche inutile. Da ultimo, la norma che consente il ricorso eventualmente anche fuori dalla provvista, che quindi svincola, soprattutto per quello che riguarda la legge Sabatini, svincola il plafond alla provvista CDP, consentendo alle banche di utilizzare eventualmente anche una provvista autonoma, e questo naturalmente noi contiamo, con questa misura contiamo di dare un'ulteriore potenzialità alla possibilità di erogare finanziamenti, soprattutto sulla Sabatini, che è una misura che abbiamo visto ha avuto un risultato eccezionale, e quindi in qualche modo favorire questo strumento che già oggi sta dando buoni risultati. Bene, grazie. Allora ci sono domande, prego. Nicola Filippone del Sole 24 Ore Radio Cor. Volevo sapere dal Ministro Padoan se dalle parole del Governatore Visco sembra che non vi sia stata una consultazione preventiva con la Banca d'Italia per quanto riguarda le norme sul credito. Sembra che non ci sia stata, nel senso che lui ha detto che non sapeva nulla di questo provvedimento. Volevo sapere se è veramente così e se è così come mai non è avvenuta. Grazie. Ma io non so cosa ha detto il Governatore Visco. Sicuramente, come in passato, sempre quando il Ministero si occupa di questioni bancarie, che sono peraltro di sua propria competenza, ascolta i consigli che vengono anche dalla Banca d'Italia. Quindi anche in questo caso c'è stata una condivisione di temi. Poi le decisioni ovviamente politiche sono tutte di responsabilità del Governo. Prego. Silvia Casparetto dell'ANSA, o per il Ministro Padoan o per il Ministro Guidi. Nelle bozze dell'Investment Compact c'era anche una parte che dava certezza delle regole per i grandi investitori. Questa norma è rimasta, è saltata? No, la norma non è stata introdotta, poi magari lascio anche al Ministro Padoan. Abbiamo ritenuto meglio in questo momento focalizzarci anche su una serie limitata di articoli, e quindi altre idee credo che potranno essere riprese in altri provvedimenti che ci saranno di qui a breve, ma abbiamo preferito in questo momento concentrarci su un articolato più ridotto. C'è un'esigenza anche di rispetto alla vacanza in attesa del nuovo Presidente della Repubblica, quindi abbiamo voluto tenere un decreto molto asciutto, come il Presidente del Consiglio ha chiesto ripetutamente, quindi abbiamo fatto solo le norme essenziali, se posso completare la risposta. Io non ho niente da aggiungere, mi sembra che sia stato detto tutto. Lorenzo Totaro, Bloomberg News. Se c'è un periodo di transizione di 18 mesi, perché avete scelto la misura del decreto legge? Perché 18 mesi? Ma per quanto riguarda, dunque, su questa seconda cosa, il perché di tante soglie numeriche a volte può essere misteriosa. Diciamo che 18 mesi sono un periodo che riteniamo sufficiente per completare un processo che potrebbe essere completato anche in molto meno. Quindi
diamo un segnale. Sulla questione del decreto è esattamente questo il punto, dare un segnale di urgenza. Forse a volte non ci si rende conto nel dibattito di questo Paese delle profonde trasformazioni che ci sono state in un periodo così breve. Prima la grande crisi, alla cui il sistema bancario italiano peraltro ha risposto in modo egregio, pur non avendo avuto i sostegni che in altri paesi sono stati molto generosi, paesi nostri vicini come la Germania, la Francia, eccetera. Ma allo stesso tempo, siccome stiamo uscendo dalla crisi, abbiamo sia un'opportunità che una necessità, cioè mettere il sistema bancario italiano progressivamente in condizioni di sostenere di più una maggiore concorrenza che si sentirà ancora di più quando l'uscita dalla crisi sarà completa. Quindi anche in quel senso era importante dare un significato d'urgenza attraverso la forma decreto. Se posso, lavoro, avete una lista delle 10 banche? Guardi, in questo momento non ce l'abbiamo, però la lista delle 10 banche ovviamente è di dominio pubblico, quindi purtroppo non gliele so ripetere a memoria, non vorrei sbagliarmi. Insomma. C'era forse qualcun altro? No? Ok, prego. Perché solamente le grandi? Cioè perché la riforma non interessa anche quelle... Dunque, questa questione è una questione delicata, nel senso che non è soltanto questione di dimensione, ma evidentemente anche questione di modello di governance, che riguarda sia le popolari che le banche di credito cooperativo, che peraltro hanno servito egregiamente per un lungo tempo gli interessi anche delle comunità locali. Noi riteniamo che la scelta quantitativa che è stata fatta concilia la necessità di dare un segnale forte, una scossa forte al sistema bancario italiano, preservando però allo stesso tempo, in almeno in alcuni casi, una forma di governance che ha servito bene il Paese e le comunità locali. Detto questo, riteniamo che andrà valutata con molta attenzione in futuro eventuali altre suggerimenti di modifica di governance, perché, ripeto, quello che sta succedendo a livello strutturale, sistemico in Europa, lo cominciamo appena a vedere adesso. Dobbiamo abituarci a pensare in termini di un mercato del credito europeo con concorrenza più forte, con esigenze di capitali molto più elevate, e questo è un problema che forse le piccole banche dovranno in ogni caso affrontare nel futuro, con un sistema di sorveglianza che è sempre più demandato a livelli europei, come giusto che sia. Quindi gradualità ma indirizzo chiaro nella scelta della trasformazione. Bene, grazie allora a tutti, buonasera. Buonasera.